mantenere questa attenzione viva, dobbiamo sedurre il nostro pubblico. Per cui a me è venuto in mente di fare un esperimento, ok? Tentare di sedurre, e lo facciamo con l'aiuto di una mia amica. Mm. Ah, ah, ah. Eccola. Un video. Ciao. Un video. Ah, ciao. Sera. Brava! Brava! Una ragazza bellissima, bellissima. Dobbiamo cercare di attirare l'attenzione di Dilara, che è quello che faremo esattamente quando saremo in teatro con gli spettatori che ci guardano. Io quando faccio i miei spettacoli, ovviamente tento di sedurre il pubblico, ma lo faccio con la recitazione, lo faccio con una gestualità diversa. Ognuno fa quello che si sente di fare. Niente. Ma credo che sia veramente imbarazzante, perché sta roba di sedurre, già complicata nella vita, io insomma non sono uno che ci gioca molto. Marcello dà una dimostrazione dell'esercizio, ma è solo una linea guida. Ognuno dovrà tirare fuori la propria personalità per cercare di catturare l'attenzione dei presenti. E se stai spogliando? Ah, ti stai spogliando? Si spoglia. Guarda come lo guarda! È a tratte, Ma sono del mestiere. È a tratte. È già pazza di lui, è pazza di lui. You know how I feel. It's a new dawn. Te l'ha portato, te l'ha portato. Professionista. Che professionista. Si vede che Marcello sa cos'è la sensualità. Utilizzate le vostre armi di seduzione. La cosa importante è il linguaggio del corpo, perché poi noi quando ci troveremo in questo momento qua, no? In vari momenti della coreografia dove dovremo fare semplicemente una camminata in avanti, che dobbiamo camminare e dobbiamo cercare di attirare l'attenzione pur non parlando, quello è più importante. Facciamo parlare il corpo. Aiutatevi con quello che sapete fare, ok? Vai, quando vuoi. Ci ho messo la giacca. Professionista, vedi? Avete un po' di sicurezza? Sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano, senza fiori, senza verde, senza cielo, senza niente, fra la gente. Sapessi com'è strano darsi appuntamenti a Milano, in un grande magazzino, in piazza o in galleria, che pazzia. Eppure tu mi hai detto ti amo, io ti ho detto ti amo. Mamma mia! La giacchetta elegante, stiloso, si vedeva solo tanto fascino che arrivava anche da quella canzone. Memo mi ha fatto venire la pelle d'oca. Ma aspetta, la pelle d'oca. Bravo, bravo. Devo dire, sei ancora credibile, c'hai ancora la faccia come... Ho visto i miei colleghi molto, molto presi da questa mia piccola performance e avrei voluto che mia moglie fosse qui ancora, vicino a me, per vedermi fare queste cose che forse anche lei avrebbero fatto molto piacere. È bella vestaglia, comunque. È diventato subito un dottore. È bella vestaglia. con la calza della nonna. Francesco ha una tattica molto intelligente, che è quella lì della simpatia. Con lo sguardo e con le intenzioni lei ha fatto quello che io mi aspettavo facesse. Me la sono giocata bene, là è stata molto, molto piacevole. Pronti? 3, 2,
1. Sono un comico. Ah, io giusto. Io devo? Mi vergogno. Devo guardarla? Continuiamo a pensare a mia moglie che avrebbe guardato questa prova. Attirala, è il tuo pubblico, eh! Non è facile, eh! Zero. Non è facile. Ok. Oh, Vai, eh! Ero sicuramente un po' in imbarazzo. A me piace piacere, ma di solito lo faccio, diciamo, in altri contesti e in altri modi. Secondo me questo mi è stato anche molto d'aiuto per quello che poi sarà probabilmente la maxi prova finale, cioè ballare e spogliarsi davanti a tutti. Che quello che più gaiardo. Bravo Gil. Non ho provato imbarazzo nel sedurre Lara, è una bellissima ragazza, quindi comunque sia, è piacevole anche guardarla. Non sono mai stati dei grandi seduttori, no? Però qua ho tirato un po' via l'anima del comico e ho provato ad essere un po' me stesso. Non so poi se ci sono riuscito, però insomma. Per me la seduzione è uno dei giochi più divertenti e più belli che esistano. Penso piaccia un po' a tutti. Dire basta così, sta diventando. Bravo, vedi, okay. Antonio. Quando hai visto la gnocca ti sei gasato. Allora. Antonio chiaramente ha conquistato perché Antonio parla molto con gli occhi, parla molto con lui e di poche parole e quindi fa arrivare molto con le sue espressioni. Chi hai preferito? Lui. Allora. Perché è arrivato il suo messaggio erotico, è arrivato. Bello, anche di spalle, pensa tu. La prova era per quello, la seduzione. La seduzione. Lui è quello. Ha avuto sex appeal. Sex appeal. L'approvazione di Mara è un bel passo avanti. Un piccolo tassello che si aggiunge, dai.